L'associazione Cerelacca, voluta dal sindaco, volutamente ad un gruppo di mamme e di bambini diversamente abili, allo scopo di migliorare la qualità della loro vita, laddove lo Stato esiste, la Regione non dà risposte e la sanità pubblica fa orecchie da mercante. Noi siamo in strada perché non abbiamo neanche una stanza dove poter raccogliere le figure di logopedista, psicomotricista, che il sindaco sta pagando con il suo stipendio, dando la sua stanza per le sedute. I bambini non hanno neanche un centro di socializzazione dove potersi incontrare e dove poter giocare con gli altri bambini. La nostra associazione cerca di avere un minimo di assistenza sanitaria per questi bambini che hanno bisogno delle figure di logopedia, fisioterapia e psicomotricità. Eravamo costretti a viaggi estenuanti per noi e per i nostri figli, almeno due volte a settimana, percorrendo circa 90 chilometri in strade impraticabili, aumentando il disagio. Cosa vogliamo? Che ci aiutiate, che ci ascoltiate. Abbiamo bisogno di alcune figure per loro indispensabili: un logopedista, un terapista, un psicomotricista ed un luogo dove poterle fare. Chiediamo alla Regione, all'ASP, di risponderci e non di ignorarci come stanno facendo. Così non possiamo più andare avanti. I bambini hanno bisogno di ciò almeno per alleviare tutte le problematiche che sono costretti ad affrontare. Se le nostre richieste non avranno risposte, noi porteremo i nostri bambini nell'atrio del tribunale, dove siamo già state, e protesteremo finché non avremo quello che spetta ai nostri bambini. Bentrovati amici telespettatori, eccoci a un nuovo appuntamento di Era Moderna. Avete avuto modo di leggere e di ascoltare quello che è il tema di questa sera, perché la copertina di questa trasmissione è dedicata ad un'associazione particolare. L'associazione si chiama Cerelacca. Cerelacca non è il timbro, ma è semplicemente un nome che è stato messo in campo da alcune signore che sono qui con me, proprio per far capire che questa è una società che deve guardare avanti, e non a caso sono ospiti di Era Moderna. Passo a presentarvi le mie ospiti. Sono con noi Patrizia Silvestro, presidente dell'associazione Cerelacca. Buonasera. Buonasera, benvenuta Patrizia, grazie per essere qui. Avremo modo di far capire ai nostri telespettatori il perché vi ho invitato. Federica Cagliaccio è componente dell'associazione. Ciao Federica. Buonasera. Tu mi hai in qualche modo pressato tantissimo, ma sono contenta di avervi conosciuto e di avervi qua. Poi Graziella Carvelli, vicepresidente dell'associazione Cerelacca, e Francesca Saporito, componente dell'associazione. Chi sono queste componenti, chi sono queste socie di questa associazione? Sono mamme di ragazzi, di bambini diversamente abili. Voi sapete che per me non ci sono figli di un Dio minore, è stata una trasmissione che ho fatto per tanti anni, quindi ho capito che avevano necessità di spazio, e soprattutto ho capito che queste mamme hanno fatto questa associazione proprio per i diritti dei propri figli. Quindi non c'è nessun tabù, non c'è nessuna vergogna, c'è solo voglia di dare ai propri figli quelle risposte che meritano di avere, perché siano inseriti nella società. Allora, io inizio con Patrizia. Patrizia, presidente di questa associazione, quando è nata l'associazione e come avete deciso di mettervi insieme? Allora, l'associazione è nata circa 4 mesi fa, però noi, la nostra lotta nasce nel mese di marzo. E nasce, l'associazione è nata grazie al sindaco, e nasce con lo scopo di tutelare i diritti dei nostri figli, perché nel nostro comune Petilia Policastro mancano delle figure professionali come logopedista, psicomotricista e terapista in parte. Quindi noi siamo impossibilitate ad aiutare i nostri figli, perché comunque mancano queste figure, e quindi i nostri figli devono fare terapia, hanno bisogno adesso di fare terapia. Allora, è chiaro che voi non vi interessate soltanto dei vostri figli, no, questa associazione è aperta anche a tutti, insomma, sì. No? E c'è stata un'adesione da parte di altre mamme? Sì, sì, non molte, però sì. Allora, vogliamo parlare di tuo figlio? Sì, ecco. Allora, il mio bimbo si chiama Emanuele, ha 4 anni, 2 anni fa gli è stato diagnosticato lo spettro autistico. Emanuele da subito è stato messo in lista d'attesa nei vari centri convenzionati a pagamento, però le liste d'attesa sono lunghe
E Emanuele ha bisogno adesso di far terapia, non può aspettare. E purtroppo in Calabria, come ripeto, ci sono queste liste d'attesa di anni. Nel frattempo sta facendo logopedia e psicomotricità, però non serve solo quello, perché Emanuele ha bisogno anche una figura professionale specializzata nel metodo ABA, che è difficile trovare. Allora, diciamo anche che in realtà Ceralacca ha un significato. Sì, allora, Ceralacca è... L'H sta come c'era l'H di handicap, perché vogliamo togliere l'handicap, perché certo. I nostri bimbi hanno il diritto di essere inseriti in una società dove comunque, come tutti gli altri bimbi. Certo, sicuramente, poi una volta si utilizzava questo termine, sì. Handicap, adesso si usa diversamente abile, perché abili. Chiaramente questi bambini o tutte le persone diversamente abili sono portatrici di altre abilità, sì. E sì. Quindi è chiaro che vanno in qualche modo apprezzati e vanno aiutati a poter esprimere quello che sono, questo è il vero sì. Significato. Sì. Ecco. Allora Federica, sì? Parliamo un po' di questa associazione, è nata da qualche mese, come vi siete incontrate? Niente, io andavo dal sindaco per chiedere un aiuto, perché mia figlia aveva bisogno di queste figure che purtroppo non ci sono. E poi lì ho incontrato varie mamme che lottavano per la stessa mia cosa. Ecco, e così parliamo... ci siamo incontrate, ci siamo messe insieme. D'accordo di far nascere questa associazione grazie al sindaco, e così la nostra lotta sta andando avanti. Allora, parliamo anche di tuo figlio. Di Ilenia? Sì, di Ilenia, di tua figlia. Mia figlia si chiama Ilenia Benedetta, ha 2 anni, è affetta dalla sindrome di Prader-Will, una malattia rara genetica, un caso su 30.000. E niente, è collegata su tanti disturbi comportamentali e psichiatrici, quindi mia figlia ha bisogno soprattutto di essere seguita da specialisti come logopedia e psicomotricità, figure che purtroppo al mio paese non ci sono e io non so come fare, perché mia figlia ora deve iniziare a parlare perché ancora non parla, quindi mia figlia ora ha bisogno. E certo, insomma, vi aggiungete a quel numero sì. Forte di mamme coraggio, sì, certo. Che nel denunciare io... la situazione dei propri figli sì. è un atto di amore il vostro. Sì. Io lotto finché non mi sarà garantito ciò che mi spetta, con il sorriso in bocca, sempre determinata, ma lotto. Graziella Carvelli, vicepresidente dell'associazione. Diciamo anche chiaramente Graziella che in questo momento Petilia è un po' isolata dal territorio, quindi avete difficoltà su difficoltà? Purtroppo sì, disagio su disagio. Già, io sono la mamma di Emilio, un bambino di 12 anni, frequenta la seconda elementare e purtroppo non deambula, sta su una sedia a rotelle da quando aveva 4 anni praticamente. E diceva prima Federica e Patrizia che nel nostro comune purtroppo non esistono figure come la fisioterapista, di cui mio figlio ha necessità estrema, nel senso che per lui la fisioterapia è la medicina, è la sua medicina, non può farne a meno. E quindi per poter fare il trattamento sono costretta a viaggiare, quindi a recarmi in comuni limitrofi. Sono anche venuta qui a Crotone, all'Amici, per un periodo. E, dicevo, i disagi, oltre alla disabilità di mio figlio, anche la viabilità, perché noi sappiamo che il nostro territorio è martoriato dal non poter effettuare le strade che ci circondano, perché sono un disastro praticamente. Strade piene di buche, certo. Non si può fare un... nemmeno 20 metri dove non trovi una buca praticamente. Grazie a lei, ti volevo fare una domanda. Ecco, tuo figlio va a scuola? Sì. Ecco, è ben accolto dagli amici, fa una vita normale, riesce a... si è inserito, insomma, diciamo, a scuola, negli amici, insomma, lo vedi soddisfatto, sereno? Mio figlio sì, per fortuna sì, da questo punto di vista sì, perché a livello cognitivo non ha riportato nessun danno. A livello cerebrale, il suo problema è fondamentalmente il motorio. Quindi lui comunque vive una vita sì, serena nell'ambito della scuola, è seguito da una professoressa di sostegno, però non ha assistenza, non ha un'educatrice e figure che anche queste gli spetterebbero di diritto.
però purtroppo nella nostra regione, non so, sicuramente per i fondi, perché mancano i fondi, questa è almeno la motivazione che ci danno quando chiediamo la figura dell'educatrice dell'assistenza a scuola, purtroppo non ce l'ha, quindi comunque fa meno, magari meno ore rispetto ai bambini, diciamo tra virgolette, normali. E gli altri siamo noi, E gli altri siamo noi. Dobbiamo dirlo con molta chiarezza. Gli altri siamo noi. Perché in realtà questi bambini, oggi sono bambini, domani saranno adulti, e non possono non essere presi in considerazione adesso per poter avere una qualità di vita migliore, perché a questo voi puntate, certo. Al fatto che possano avere una qualità di vita migliore. Allora, sì. Francesca Saporito, anche tu sei componente di questa associazione, ho sentito che avete ringraziato il sindaco. Sì. Il sindaco di Petilia si è messo al vostro fianco, Francesca? Sì, sì, all'inizio è stato al nostro fianco, ci ha guidate, quindi ha creato questa associazione. Dopodiché si è un po' messo da parte, perché ha visto che comunque potevamo camminare sulle nostre gambe. Comunque sappiamo che quando abbiamo bisogno lui c'è. Mio figlio invece ha la sindrome di Down e ha 5 anni. Come gli altri ha bisogno sia della logopedista. Come si chiama? Si chiama Tommaso. Ecco, salutiamo tutti i vostri figli, sì, perché grazie. È giusto che ci sia questa attenzione e questo affetto. E quindi Tommaso? Tommaso, grazie. Come gli altri bambini, ha bisogno sia della logopedista che della psicomotricista, che in realtà nel nostro territorio su Petilia non ci sono. Quindi sono costretta come gli altri a spostarmi. Però è difficile con le strade che abbiamo, diventa molto difficile per noi, soprattutto per loro che comunque sono piccolini ancora. Quindi noi abbiamo anche adesso delle nostre terapiste che paghiamo con soldi nostri, perché purtroppo ad oggi, non essendoci all'ASPI, dobbiamo comunque noi far fronte a quello che serve ai nostri bambini. E quindi ma dovete spostarvi sempre e comunque da Petilia? No, fortunatamente sono loro che si spostano e vengono a Petilia. Abbiamo dovuto trovare anche una stanza, certo, che non avevamo neanche. Quindi vi siete stanza. Assunti tutte quelle responsabilità che toccano alla sanità in realtà. Perfetto, sì, le responsabilità loro ce le siamo assunte tutte noi, perché i nostri figli hanno bisogno adesso. Non possiamo aspettare che crescano, quindi 10, 11 anni, non servirebbe più a niente fare logopedia o psicomotricità o fisioterapia, perché una volta cresciuti non. Avete trovato sensibilità nelle persone, ecco, giuste, e nello stesso tempo nei vostri concittadini? Sì. Anche sì. Se io vorrei invitare altre mamme ad unirsi a noi, perché sul nostro territorio sono tante le mamme che hanno bisogno, però non so bene se quale sia il motivo, o stanno ancora dietro, come se si nascondessero. Invece voglio dire che non c'è niente da nascondersi, non c'è bisogno di nascondersi, non vedo il motivo. E quindi di unirsi a noi, perché anche noi abbiamo bisogno di loro, e loro di noi molto probabilmente. Certo, l'unione fa la forza. L'unione fa la forza in questo caso. Infatti. Allora, Patrizia, avete creato questa associazione, vi siete messe insieme, immagino che quotidianamente lottate per sempre. I diritti dei vostri sempre. Figli. Ecco, vi siete rivolte all'azienda sanitaria? Sì. Appunto, come dicevo prima, è dal mese di marzo che noi abbiamo chiesto al dirigente generale, il dottor Arena, e queste figure che mancano come logopedista, terapista e psicomotricista. Però come ci hanno risposto, hanno detto che loro non possono mandarci queste figure perché devono fare un bando di concorso. E questo bando di concorso ci vuole tempo, maggio-giugno. E noi non possiamo aspettare. Avevamo chiesto la sede, perché a Petilia Policastro c'è l'ASL, l'ASP, e ci sono le stanze, e noi avevamo chiesto appunto, pagando noi le terapiste, se potevano darci una stanza. Diciamo che inizialmente tutti propensi, tutti molto solidali, però ad oggi non abbiamo nessuna risposta. Da una persona all'altra e niente, ad oggi, il 2 gennaio dovevano darci una risposta, dovevamo firmare un protocollo d'intesa dove appunto dicevano che ce l'avrebbero data, ma ancora non avete no. Questa sede. Io sono convinta, conoscendo la sensibilità del dottore Arena, che sicuramente vi verrà incontro. Infatti questa trasmissione è una trasmissione proprio per
dare la possibilità di far capire quante difficoltà vivete, insomma, Patrizia, perché sì, immagino sì, che oltre al disagio dei vostri figli ci sono le vostre difficoltà. Certo, le difficoltà economiche comunque, perché le terapiste bisogna pagarle e quindi questo grava anche sulle famiglie. E noi ci aiutiamo facendo varie attività come i mercatini, come insomma per quello che possiamo ci aiutiamo per poter pagare queste figure che fortunatamente vengono a Petile Policastro. E quindi diciamo che vi siete messe insieme con l'intento di arrivare, di raggiungere la luna, sì, insomma, di non solo di abbaiare, ma di arrivare alla luna, perché è giusto che i vostri figli abbiano la possibilità di essere seguiti da figure professionali competenti. Noi non ci fermeremo finché non otterremo quello che ci spetta, perché per i nostri figli è un diritto alla salute, quindi noi non ci fermeremo. E poi i disagi sono pure altri. Il fatto, vedi, Ilenia ogni 3 mesi è seguita all'ospedale Bambin Gesù di Roma, quindi ho altri 2 bambini piccoli, lasciarli a casa, con chi, come, e cercare di non fargli capire la problematica in cui viviamo. E quindi è una lotta. È una lotta di chi vive con questi bambini disabili, è una lotta. Chi non ce li ha non può capire, per questo chiediamo di aiutarci, di trovare una soluzione. Io all'istituzione chiedo, trovate una soluzione per questi bambini, non ignorateli, perché ignorare i bambini è un vero e proprio peccato. Per favore, ascoltateci. Anche perché stiamo chiedendo qualcosa che gli spetta di diritto, sì, un'altra cosa. Infatti... Cioè noi chiediamo quello che gli spetta, che è giusto che loro abbiano. E invece stiamo là a chiedere, a richiedere, a trovarci sempre nel nulla, nel vuoto, senza risposta, senza niente. Quindi diciamo, Graziella, che siete sul sentiero di guerra, sì, in ogni sì, caso. Sì, sì, non ci fermiamo siamo qui. Siamo sul sentiero di guerra, siamo armate e agguerrite. E vogliamo, non ci fermeremo fino a quando non riusciremo ad ottenere quello che ci siamo prefissate di raggiungere. Avete altri figli siamo tutti stanchi. Quanti? Sì, sì. Sì. Una alla volta, perché sennò sì, si mettono le voci una sull'altro. Io Patrizia. Domenico di 17 anni, Alessia di 15, Emanuele di 4. Io Mattia 9 anni, Elisa 6 anni e Elena Benedetta 2. Io invece Lorenzo di 10, Alessandro 8 e mezzo e Emilio 12. Io Antonio di 11 e Tommaso di 5. Ecco, adesso io vi faccio una domanda. Voi vivete avete questa preoccupazione, state lottando per il diritto alla salute dei vostri figli, ma all'interno della famiglia, ecco, come state? Io chiedo intanto a te, Graziella, qual è la qualità della vita che riuscite a vivere all'interno della famiglia? Io ho avuto occasione di dirlo già un'altra volta questa cosa, di rispondere a questa domanda. Io mi sento una mamma e una donna a metà. Perché? Fondamentalmente a metà. Perché non riesco a lavorare, per esempio, perché la mia vita è dedicata solo ed esclusivamente con il cuore, una cosa che è naturale. Però comunque, ripeto, una donna a metà perché ho rinunciato a... Certo, per amore di tuo figlio hai rinunciato a quello che possono essere... In maniera, tra virgolette, anche serena, perché voglio dire, comunque, alla fine... Sei una mamma, quindi non credo che questo sia un ruolo che nessuno può mai mettere in discussione. Perfetto, quindi ci siamo capite benissimo. Ci siamo capite perfettamente. Quindi però tu è sempre a metà, una vita a metà, tutto a metà. Non è facile. Non è facile, lo stesso anche per me, come dice Graziella. Mio figlio vive in funzione di me, perché Emanuel... spesso l'insegnante mi chiama, devo andare a cambiare porta il pannolino, devo andare a scuola, all'asilo, cambiarlo, e a volte fai capricci e non vuole stare 24 ore su 24 in funzione di Emanuel. E quindi, come diceva Graziella, è a metà, una mamma a metà. E anche per me, perché convivere con una malattia genetica, soprattutto quando non è conosciuta qui nel nostro territorio, è difficile. Perché mia figlia, anche per un semplice prelievo di sangue, io devo andare a venire da Roma. Perché purtroppo quando sono cose rare, qui certo, è difficile poter curare la malattia di mia figlia, anche perché non c'è una cura. Quindi la devi soltanto tenere sotto controllo con degli esami particolari. Sì, esami particolari, sì.
Per te, Francesca? La stessa cosa vale per me, come per loro, quindi non si ha la possibilità di lavorare, anche perché io, mio figlio è seguito in più centri, quindi non avrei proprio la possibilità, andando su e giù a fare varie cure, varie cose, quindi non è possibile. Io sono tra Catanzaro, Catania, perché 2 anni fa si è ustionato, e il Gaslini di Genova, quindi per me lavorare sarebbe veramente impossibile, cioè dovrei chiedere ogni mese, giorni su giorni e su giorni. Tenendo conto che sono ancora bambini, che sono piccoli, è normale che immagino un po' i sacrifici che state facendo. E io lo sto sottolineando perché la nostra è una società molto moderna, una società che sembra essere sempre al passo con tutto. In realtà ci rendiamo conto che il ruolo della mamma, per quanto possa essere una società moderna, è ancora molto legato nelle proprie scelte a quello che è l'importanza dei propri figli, quindi una mamma è sempre pronta a rinunciare a tutto, certo, per amore dei propri figli, certo. E questo va detto perché chiaramente vi fa onore proprio perché avete il coraggio di parlare, di denunciare i problemi, di far capire quanti sacrifici state facendo. E prendendo le parole di quello che diceva anche Graziella, una donna a metà, proprio perché in realtà non c'è possibilità per le vostre scelte. Le scelte sono conseguenziali alla vita dei vostri figli. E questo è sicuramente, non è un vittimismo, No. Io lo voglio dire. No. Volevi dire, Graziella? No, aggiungo che sarebbe utopia chiedere alle istituzioni un aiuto anche in questo senso. Non abbiamo riscontri con la salute, non abbiamo modo di poter vedere garantito un diritto alla salute. Immaginiamoci quello di donna. Ecco, a scuola, comincio da te Francesca, come va? Qual è la situazione? Fortunatamente a scuola, sia per quanto riguarda gli insegnanti che per quanto riguarda gli amichetti, mi trovo benissimo. Anzi, devo ringraziare l'inserimento che ha avuto Tommaso all'asilo, perché quando è rientrato all'asilo finalmente ha iniziato a parlare, ha iniziato a mangiare perché non mangiava. E quindi fortunatamente almeno su questo punto io mi trovo a dire che è stato fortunata a trovare gli insegnanti che ha, gli amichetti che ha e quindi le mamme degli amichetti. Su questo sei supportata? Sì. Graziella? No, io per questo sì, non ho grosse difficoltà. Quindi sta bene tua figlia a scuola? Sì. È stato fortunato incontrare una professoressa in gamba, una professoressa alla quale mio figlio si è affezionato tantissimo, e non solo, anche le altre professoresse, professori e gli amici e i compagni di scuola, di classe. Sì, quindi diciamo che questo, forse anche perché ancora Petilia è un piccolo centro, quindi ci si conosce tutti, si sta insieme, si condividono tutte le esperienze, quindi da questo punto di vista si uniscono sempre di più, sono sempre più uniti. E questo è molto, sono molto sensibili, quello sicuramente. Quindi sono amici veramente, lo aiutano in tutto, insomma, se ha bisogno di qualsiasi cosa loro ci sono. Sì. E questo mi fa immensamente piacere. Federica? Anche Eleni ha 2 anni, è piccolina ancora, però abbiamo deciso di mandarla ad un asilo nido privato. È una bambina dolcissima, si fa amare da tutti ed è stata accolta a braccia aperte, gli vogliono bene e sono contenta per questo, perché è stata integrata molto bene. E ringrazio tutti. Quindi da questo punto di vista vi sentite soddisfatti? Soddisfatti. Abbiamo trovato una seconda famiglia. Sì. Patrizia, tu dicevi che devi andare a scuola a cambiargli il... Sì, perché Manuel ancora porta il pannolino. Sì. E quindi le insegnanti non sono tenute a cambiarlo. Quindi non c'è nemmeno lì figura? No. Quindi loro quando capita... Questo mi ricorda 20 anni fa, scusatemi se vi dico questo, perché 20 anni fa, quando io ho iniziato la trasmissione Figli di un Dio Minore con il punto interrogativo, io raccontavo la storia delle mamme. Allora le ho chiamate Mamme Coraggio, perché parlavamo in anni in cui c'era il tabù sulla disabilità, no? Perché allora veniva chiamato handicap. E mi ricordo che queste mamme dicevano: ma perché dobbiamo correre noi, magari hai dei problemi, magari devi correre per andare a cambiare il pannolino al figlio, alla figlia. E molte volte questi bambini
erano tenuti, vi faccio accapponare la pelle, erano tenuti in degli sgabuzzini, no? Perché chiaramente c'era una situazione di disagio. Credo che sia cambiato tutto questo, perché dalle vostre risposte sul mondo della scuola le cose sono cambiate. Però ecco, ci vorrebbe anche lì una figura che è in grado di supportare il bambino, la bambina, per permettere ai genitori, ecco, di avere una vita normale, insomma, no? Non correre a scuola per cambiare il pannolino. Quello che voglio sottolineare anche l'assistente, lo so, io lo faccio dire a voi perché è giusto che lo diciate voi. Aspetterebbe di diritto, però purtroppo non c'è. Non c'è. Quello che voglio sottolineare anche è che appunto è anche l'insegnante di sostegno è fino all'una. Quindi mio figlio è costretto a stare fino all'una, perché se dovesse stare oltre l'orario, diciamo, previsto dalle ore date dallo specialista, dovrebbe intervenire altre figure, che comunque, non che non sono competenti, però sono altre figure che il bimbo comunque non conosce e con varie problematiche. Quindi anche questo influisce sull'aspetto di integrarsi con gli altri bimbi. Certo, questo è sicuramente importante dirlo, perché è una società che deve comunque aprirsi sempre di più. Sì. È una società che deve trovare il modo di non emarginare questi ragazzi, e soprattutto pensare che crescendo questi ragazzi hanno bisogno non solo della famiglia, ma hanno bisogno di tutta una società che sia disponibile, no? Per dare quelle risposte che poi è giusto che abbiano. Io racconto sempre, siccome dobbiamo dare fra qualche secondo la linea alla pubblicità, io racconto sempre che sono stata alla prima festa europea dei diversamente abili e ho sentito delle storie stupende. Ad esempio la storia di una ragazza che fa, con la stessa sindrome di Down, segretaria in una banca. Quindi ecco, il futuro c'è, possono essere inseriti e farli crescere nella giusta maniera e avere la possibilità di offrirgli le stesse opportunità che si offrono ai ragazzi normali, diciamo, no? Quelli che rientrano nella normalità. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi.